Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 9 ottobre a Palazzo Mezzanotte. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Comunicazione 4.0, Brand Reputation, Influencer e Corporate Social Responsibility, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. Proprio in tema di comunicazione e brand reputation, le Fonti ha omaggiato una delle categorie più fortemente in espansione, quella degli influencer. L'eccellenza dell'anno marketing e comunicazione soluzioni immobiliari, questo premio va questa sera a Finlibera, eccoli lì, per essere un'eccellenza in forte crescita sul mercato immobiliare, per la campagna di comunicazione dinamica sul tram di Milano, utilizzati per diffondere il brand milanostanze.it. La strategia ha visto la diffusione del progetto, in particolare dei valori con cui la società stessa si identifica, ossia ecosostenibilità e innovazione. Finlibera ritira questo premio, eccellenza dell'anno marketing e comunicazione soluzioni immobiliari. Dottora Mortini, per la seconda volta consecutiva la società Finlibera è tra i premiati dei Le Fonti Awards, quest'anno come eccellenza dell'anno in marketing e comunicazione nelle soluzioni immobiliari. Un commento a questo prestigioso riconoscimento? Sì, innanzitutto ringrazio tutta la redazione di Le Fonti, è un grande orgoglio per noi, anche perché essendo il secondo anno, Finlibera SPA ha due brand, opera sul mercato con due brand, l'anno scorso è stato premiato il brand Ecolibera, quest'anno viene premiato il brand milanostanze.it. La motivazione l'ha detta lei, sicuramente il marketing e la comunicazione sono due aspetti importanti della nostra attività. Vorrei dire che la pubblicità è l'anima del commercio ed è una banalità, ma è assolutamente vero quando questa viene fatta bene, e evidentemente i risultati ci confortano in questo, e soprattutto quando le promesse dell'azienda vengono mantenute. Dottor Zampini, tra i diversi progetti a cui state lavorando, quest'anno vi siete distinti per il brand milanostanze.it, in particolare per la campagna di comunicazione che è stata studiata per la sua diffusione. Come nasce l'idea di lanciare il progetto tramite una pubblicità outdoor sui tram e cosa rappresenta per voi questa strategia? Noi siamo già molto forti sul web, con l'indicizzazione sui motori, organica, siamo molto visibili, pertanto abbiamo scelto di essere visibili anche per coloro che magari il web lo utilizzano meno. Pertanto sui tram e sulle metro riusciamo a intercettare tutti, sia i proprietari di immobili che i nostri potenziali inquilini. Quindi con una campagna di questo tipo abbiamo raggiunto più persone possibili e ha funzionato molto bene. L'anno scorso avete annunciato l'idea del progetto Milano Zero, sempre in linea con i principi dell'innovazione e dell'ecosostenibilità. Come procede questo nuovo piano immobiliare? Va benissimo, abbiamo presentato il progetto al Comune, siamo in via di approvazione, i tempi tecnici dell'approvazione, la paesistica, tutte le autorizzazioni e siamo pronti per costruire inizio anno prossimo, come tutto previsto, come tutte le impiantistiche che avevamo stabilito, l'aspetto Energy Plus. E abbiamo ottenuto l'ok dal comune informale, è questione di poche settimane avere quello formale. Ecco, come si sta invece muovendo il governo in un periodo così delicato come questo, in cui appunto sta crescendo anche la sensibilità ai temi legati all'ambiente? Certo, si sente parlare molto di incentivi notevoli per questo tipo di strutture, quindi fotovoltaico, accumulo, ma anche vehicle to home, la possibilità quindi di utilizzare i veicoli come batterie di backup per la casa. Pertanto attendiamo nei prossimi mesi delle normative che ci consentano di rendere questi progetti sempre più convenienti anche dal punto di vista economico.